Eccoci qua, Samir. Eh già, è arrivato il giorno fatidico, quello dell'arrivo, della fine del viaggio. Che avventura che è stata. Arrivasti 11 anni fa per sostituire un monumento come Giulio Cesar. Una grande responsabilità, ma hai saputo essere all'altezza del ruolo e difendere al meglio la porta della mia squadra. La sfortuna, però, ha voluto che ti trovassi un'Inter ben diversa da quella dei tuoi predecessori. Tanti anni bui, tante problematiche e tanti bocconi amari. E questo ti ha fatto pensare se lasciarci o meno. Comprensibile da una parte, sia ben chiaro. Ma alla fine sei rimasto e il karma ti ha premiato. È vero, hai vinto nella tua fase calante, ma è stato il giusto premio e la giusta conclusione di una storia bellissima. La storia di un uomo che ha sempre messo se stesso dietro la squadra. Un capitano vero, senza mani di protagonismo e sempre al servizio dei compagni. Potevi essere spigoloso e non sempre sei stato perfetto. Ma ci hai sempre messo la faccia e mi spiace che negli ultimi anni la gente abbia iniziato a essere così severa con te e in alcuni casi anche infima nei tuoi riguardi. Però posso affermare una cosa con certezza, che non solo ho ammirato il mio idolo per tutta la sua carriera, ma l'ho fatto soprattutto perché è stato il portiere della mia squadra. Grazie di tutto, Samir. Grazie di tutto, capitano. Ogni volta che piangi, piange pure il cielo.